pane al pane su Radio Lombardia e Lombardia Channel. Però buonasera, buonasera e benvenuto a tutti gli amici di Pane al Pane da parte di Laura Costa, 02688-4230 per intervenire in diretta. Grazie per essere con me a Stefano Buffagni, Movimento 5 Stelle, Regione Lombardia. Grazie Stefano e grazie anche a Carlo Borghetti, PD. Buonasera. Entrambi impegnati in regione, tra poco andremo a vedere proprio i temi del nostro territorio, ma prima facciamo un salto nella redazione di Lettera43.it con Sergio Colombo in redazione per noi. Buonasera Sergio. Buonasera Laura, buonasera a tutti. Grazie di essere con me. Allora, legge elettorale, il voto slitta lunedì contro il parere del PD. Si sapeva, era annunciato, però diciamo che non c'è scelta, insomma, troppi emendamenti, c'è da discutere e soprattutto c'è questa presa di posizione femminile che pare essere stata una delle motivazioni di questo, di sì, questo spostamento. Sì, questo è una delle polemiche principali che c'è al momento sulla legge elettorale, perché sarebbe saltato l'articolo che sostanzialmente regola le quote rosa all'interno del Parlamento. Quindi le donne, le deputate della Camera si sono ribellate, sostenute da Laura Boldrini, che in tema di femminismo è sempre molto presente. I lavori, come hai detto tu, ripartiranno il 10 lunedì. Vedremo a cosa si arriverà. Ufficialmente la ragione per cui sono stati rimandati i lavori è che Fratelli d'Italia aveva in programma i festeggiamenti per il partito, e la capigruppo ha votato all'unanimità a favore del rinvio, tutti tranne il PD, che per ragioni abbastanza ovvie, certo, Renzi aveva dato delle garanzie di tempi e quindi giustamente non fa bene all'immagine. Esatto. Vabbè, adesso non lo so questa cosa di Fratelli d'Italia, mentre un dato che oggi circolava nelle varie interviste che arrivavano proprio da Roma, nelle varie anche deputate, è che ci fosse comunque un muro abbastanza chiaro da parte, spero non sia vero, da parte comunque degli altri deputati e anche senatori. C'era tanto, la maggioranza non c'è, per cui arriviamo pure lunedì, ma poi si va avanti come si deve andare. Sì, infatti comunque oggi le discussioni continueranno fino a tarda sera, probabilmente fino a mezzanotte. Difficile che si sblocchi, appunto. Certo, mentre invece altre espulsioni nel Movimento 5 Stelle. Sì, 5 senatori dimissionari che avevano deciso di lasciare il Movimento dopo le espulsioni forzate di altri 4 senatori sono stati cacciati definitivamente da Grillo, quindi Grillo... Mi sembra che una delle loro dichiarazioni, non so di chi, sia stata: resteranno solo... lui e Casaleggio resterà da solo, sì. Ecco, resterà da solo. E, insomma, guardando l'andazzo è difficile non condividere questo scenario. Vero che molti degli ascoltatori che noi abbiamo sentito in occasione, peraltro c'era Stefano Buffagni in studio con me, e poi il giorno seguente o un paio di giorni seguenti c'era anche Carcano, sempre Movimento 5 Stelle, sempre Regione Lombardia, e molti degli ascoltatori, io li invito anche oggi a dire la loro, 02688-4230, erano abbastanza in linea e d'accordo, non la vedevano così come possiamo dire dittatoriale questa scelta. No, di sicuro c'è chi la pensa così. Io non credo che il Movimento 5 Stelle alle prossime europee e alle prossime politiche calerà più di tanto rispetto al 23%, 24% che aveva preso alle ultime politiche. Quindi che in molti condividano ancora la linea di Grillo è un dato, ci sta, insomma, è un dato accertato. Senti, poi certo, e poi bisogna andare a vedere. Resta il problema, sì, della gestione del dissenso, che è abbastanza. Sì, e forse anche dei numeri, no? Non cominciano a esserci dei problemi di numeri, a loro non interessa probabilmente, però probabilmente c'è da fare anche quel ragionamento. Mentre primo esame fuori dalla scuola di Matteo Renzi, insomma, che si muove a Bruxelles per parlare sì, però anche probabilmente per portare a casa qualche ragionamento su questo declassamento
proprio fresco fresco. Sì, oggi che c'è stata più di qualche polemica tra Renzi e Letta, perché Renzi ha detto: noi sapevamo che i numeri di cui parlava Letta sui conti non erano veri, sia tra Saccomanni e Bruxelles, perché Saccomanni, ex ministro dell'economia, ha definito immotivati i giudizi negativi di Bruxelles, però si è preso, ha dovuto incassare le dichiarazioni. E Brunetta, mi sembra, poi ha chiesto che si vengano discussi e venga portata come discussione. Il governo riferirà alla Camera. Esatto, sì. Alla Camera di questi conti. Sergio, io ti ringrazio, davvero una panoramica a 360 gradi, grazie ai colleghi di lettera43.it e a te Colombo, ci aggiorniamo domani. Grazie, grazie, Laura, grazie a voi. Buona serata. Allora, ripartiamo così, commentiamo queste notizie insieme agli amici di Radio Lombardia, Telenova, Telesubalpina Piemonte e Lombardia Channel, e li invitiamo anche loro a parlare e dire la loro in diretta. Buffagni, mi arriva sempre quando ci sono le espulsioni. Ma sì, cosa succede? Ma secondo me non tutto è successo. Normale? No, ma non è normale, è che viene passato un messaggio che secondo me è sbagliato. Allora, prima l'intervento diceva appunto che il dato accertato è che il Movimento 5 Stelle, nonostante tutto, ha consenso. Io quello che vorrei ricordare è anche che il dato accertato è stato quello che gli elettori hanno scelto di mandare via quei quattro senatori, la famosa quindi, votazione. Esatto, indipendentemente dall'idea se uno è favorevole o contrario, è stata interpellata la base e la base ha scelto, quindi probabilmente più democratico di così non si può trovare nulla. I cinque di oggi non è stata assolutamente una cacciata, che come vogliono far uscire i giornali, semplicemente questi cinque senatori avevano presentato le dimissioni dal Senato. Questo cosa significa? Che non si sentivano più parte di un gruppo, e siccome il Movimento 5 Stelle anche nelle assemblee al Senato decide a maggioranza, queste cinque persone non possono più votare, certo, sulle linee che dovrà portare avanti un movimento che invece deve prendere delle decisioni importanti. Di conseguenza è stato chiarito semplicemente la posizione. Loro, se il Senato accetterà le dimissioni, usciranno. Però ufficialmente loro si dichiarano ancora Movimento 5 Stelle, perché c'è questa burocrazia che li tiene un po' nel limbo. Ma per l'amor del cielo, ma noi la burocrazia diciamo che la vogliamo combattere, noi abbiamo chiarito, certo, ogni dubbio. Per cui questa era semplicemente una sottolineatura. Sì, ma anche se lei legge una roba vecchia, insomma. Sì, ma se lei legge il post, non è questa gravità che invece io leggo sui giornali online, che cambiano totalmente il modo, perché il modo è quello che fa la differenza, no? Non il merito. Qui si valuta sempre l'urlata, il tema, non si guarda mai il testo. Quindi allora, per andare per par condicio, io chiedo invece, allora, questo è Stefano Buffagni, Movimento 5 Stelle, la voce che avete sentito, consigliere regionale, chiedo a questo punto a Borghetti, PD, se vuole può commentare ovviamente anche questo ragionamento, però cosa ne pensa della polemica sulla canzoncina dei bambini con Renzi, così abbiamo messo insieme questi pazzi giornali che forse danno peso a cose di cui non si dovrebbe, oppure sì, insomma, è stata presa dall'opposizione al volo, una roba che è una battuta sull'emorragia, certo, di 5 Stelle al Parlamento. E è ancora presto per dire se è un'emorragia che continuerà o se si ferma. Questo dipende probabilmente anche da come il Movimento e Grillo soprattutto deciderà di comportarsi anche nel prossimo futuro rispetto ai casi di dissenso. Io registro che se da una parte siamo di fronte a una vicenda non nuova, perché è successo spesso, siamo onesti, che da gruppi parlamentari si togliessero degli esponenti, in realtà però sono le motivazioni politiche che questa volta colpiscono, perché c'è anche una denuncia di democrazia, dico scarsa democrazia o comunque di conduzione, insomma, dei gruppi da parte dei fuoriusciti, che credo che può contagiare anche lo scontento di quelli che dentro più volte si sono detti comunque un po' insoddisfatti del modo in cui il gruppo lavora. Però non sta a me, insomma, a giudicare quello che succede in casa d'altri. Credo che sia potenzialmente comunque possibile che questa cosa continui, visto che le motivazioni, insomma, mi paiono abbastanza gravi. Quindi lei dice fondate. Non finisce qui, è una roba credo che non finirà qua. Non è qua, nuova, ecco, come sì, diceva Buffagni, esatto, ma potrebbe, a sensazione sua, avere un seguito con sì, altri nomi. Con credo altri di sì, nomi. Perché ci sono delle motivazioni di sostanza, non si tratta di mal di pancia o comunque di casi del tutto personali, insomma. E invece per quanto riguarda la canzoncina cantata a Matteo Renzi, mi sembra di poter dire, insomma, che si sta montando un caso sul nulla. Ci sono cose più importanti di cui occuparsi in questo paese e non mi sembra che Matteo Renzi abbia bisogno di farsi pubblicità facendosi fare delle canzoncine. E lui poi non c'entrava, è arrivato, non credo che avesse appunto, commissionato, no, agli insegnanti
segnatemelo. Adesso qui non voglio agitare lo spettro della strumentalità ogni volta, però insomma io inviterei un po' tutti a pensare alle cose più importanti. Si può benissimo criticare Matteo Renzi quello che fa, però non mi sembra il caso di attardarsi sul... Lei come l'ha vista la canzoncina di Benvenuto? Ma io prima posso ribadire una cosa, certo, che ce l'ho qua. Certo che può, ma non è un'emorragia di democrazia, l'abbiamo fatto votare online, attenzione, cioè poi possiamo discutere su quello che si vuole, ma è la prima volta. Io vorrei ricordare che ad esempio, visto che ho qua un collega del PD, cito loro, cioè i sindaci che si sono posti al TAV del Partito Democratico nella Val di Susa sono stati espulsi dal partito e quelli stavano portando le istanze ai cittadini. Noi, volenti o nolenti, abbiamo fatto votare la base e abbiamo scelto. Per la canzoncina, molto Benito Style su certi temi, lui diciamo che forse non doveva andare lì, abbiamo tanti problemi importanti, cosa ci faceva in quella scuola, me lo domando, però è una modalità italiana quello di salire sul carro vincitore, osannarlo, insomma accarezzarlo, ecco, probabilmente è la cultura, dice lei. Sì, e fa paura, a me fa paura più di quello che non delle espulsioni votate democraticamente online, sinceramente. Ecco, queste espulsioni democraticamente votate online e sulla votazione online, che poi magari qualche... Ma sì, è quello, cioè non basta votare online una cosa piuttosto che un'altra per dire che una procedura è democratica, perché mi verrebbe da chiedere chi sono quelli che hanno votato, che diritti avevano a esprimersi rispetto a quello che sta facendo il gruppo, che regole si è dato il gruppo parlamentare. Non basta studiare lo statuto. Io non sono d'accordo, per esempio, anche all'interno del mio partito, con quelli che dicono che la base deve dire cosa deve fare il gruppo parlamentare. Sono stati votati, si assumono le responsabilità, devono rispondere a un programma, quindi non basta dire votate, siete d'accordo oppure no. Abbiamo visto che cosa i social network possono comportare quando c'è stata l'elezione del capo dello Stato rispetto agli obblighi che i parlamentari hanno verso la linea del partito, verso una fedeltà a un programma elettorale. Insomma, non basta il ricorso a un voto online, del quale non sappiamo mai nulla, tra l'altro, nei dettagli, da parte di 5 Stelle, per dire sono state seguite procedure democratiche. Io devo fermarmi, Buffagni poi può replicare, però abbiamo la pubblicità, devo dare quindi la linea alla regia e tra poco torneremo in studio con Stefano Buffagni, Movimento 5 Stelle, e Carlo Borghetti, PD, sempre Regione Lombardia. A tra poco. Pane al pane. Abbiamo in collegamento, abbiamo annunciato ieri questa notizia perché entrava nel ragionamento che si stava facendo anche rispetto all'usura, rispetto a una serie di interventi. Grazie a Marco Carra, consigliere regionale del PD, per essere con noi. Buonasera. Buonasera a lei. Ecco, abbiamo annunciato ieri, ma preferisco che lei faccia un approfondimento su questa proposta di finanziare terre confiscate alla mafia alle aziende agricole che aiutano soggetti svantaggiati, cioè il riferimento era a persone diversamente abili, a persone con difficoltà sociali, da detenuti a tossicodipendenti, insomma un aiuto all'azienda agricola, alle cooperative, all'agriturismo, partendo da delle vittorie contro la mafia. Sì. Il progetto in realtà è un po' più complesso, lei ha colto comunque una delle maggiori finalità. Il discorso è coniugare un'attività produttiva come l'agricoltura con il sociale e quindi coniugare quelli che sono considerati sostanzialmente due debolezze per farne una forza. Certo. Perché poi fare agricoltura sociale? Intanto spesso perché eticamente già le aziende che lo fanno hanno proprio delle motivazioni forti alla base, però non esiste una normativa. Secondo, c'è la possibilità sia di reinserire soggetti svantaggiati, come lei ha detto prima, sia di avere delle premialità. Ecco, il discorso è proprio nell'articolato di legge che i terreni confiscati alla mafia preferenzialmente dovrebbero andare a soggetti che praticano agricoltura sociale. Ecco, questo è un disegno di legge, giusto, Carra? Sì. Quindi avrà un percorso. Avrà un percorso, è già stato depositato. Certo. Avrà un percorso in commissione e successivamente in consiglio regionale. Chiaro. È vero che è una materia che comunque interessa anche
diciamo, la direzione, l'assessorato, la maggioranza. Certo. Quindi si spera che possa essere accolto, calendarizzato in chiaro. Tempi abbastanza brevi, chiaro. Perché dovrebbe essere alla fin fine bipartisan. Beh, ce lo auguriamo. Quindi restiamo in contatto e ci fa sapere che percorso sta prendendo questo disegno di legge. Mentre la saluta il collega Borghetti e anche Buffagni del Movimento 5 Stelle che sono in diretta qui con me. Grazie. Vi saluto, grazie mille, buon lavoro. Grazie a tutti voi. Buon lavoro. Grazie. Allora, un nostro ascoltatore, Luigi, buonasera. Buonasera a voi in studio e a tutti gli ascoltatori. Eccoci qua, prego. Io sto ascoltando in questi giorni tutto questo grande montatura, la chiamo così, poi magari sbaglierò il termine, su questa espulsione. Movimento 5 Stelle, esatto. E che francamente poi basta che uno si informi un pochettino di più per capire che è proprio una classica montatura all'italiana, mentre non riesco a capire come mai non si dia risalto alla notizia che quando nell'epoca era della Forza Italia al governo e partiva un avviso di garanzia o qualcuno era indagato, tutti si indignavano perché questo non presentava le dimissioni. Ora ci sono 4 sottosegretari del PD indagati e abbiamo appena sentito che questo non è condanna, di conseguenza non è motivo di dimissione, quando soltanto la settimana prima Gentile è stato sostanzialmente costretto a dimettersi su pressione del PD. Io non riesco a capire come si faccia realmente a prendere in giro in questa maniera così banale, così sfacciata il popolo italiano. Francamente sono molto disgustato. Cioè lei dice, secondo il destinatario di una stessa situazione, le cose cambiano, le dichiarazioni. Ovviamente, anche. Ma dai, il PD era tutto compatto nel dire che ci vuole il senso civico, ci vuole un minimo di senso di responsabilità, di onestà intellettuale, quindi dal momento in cui uno risulta indagato deve dimettersi per decenza e decoro, fare in modo che la giustizia faccia il suo corso ed eventualmente ripresentarsi qualora fosse assolto da qualsiasi tipo di responsabilità. Ora che tocca loro, ma tutto sommato l'avviso di garanzia non è mica condanna. Ma grazie. Dai, basta con queste prese in giro, veramente basta. Gli italiani, fidatevi, sono stufi di questa cosa. È veramente il prendere in giro la gente in questo modo qua. E gli italiani hanno già altri problemi oltre a quello dei politici che li prendono in giro. Grazie Luigi, grazie. Adesso la parola subito al nostro ospite, a Borghetti e PD, poi ovviamente anche a Buffagni, mentre c'è un'ansa che mi ha portato alla redazione, quindi vale la pena di condividerla subito con voi. Esposito del PD, pena di morte perché ha ucciso la mamma e il bimbo. E la mamma e il bimbo, questo di Milano, infatti di cronaca dell'altro giorno, questo è il post del senatore su Facebook che scatena il dibattito. Il virgolettato è questo: una mamma e suo figlioletto di 3 anni massacrati perché le ha detto di no alle avance di un uomo malato. Tra l'altro il comune sta decidendo di festeggiare la festa l'8 marzo dedicandolo proprio a questa donna. Lo so, non è un pensiero di sinistra perché è ovviamente, lo abbiamo detto, del PD Esposito, ma come fai ad ammazzare un bambino di 3 anni? A scriverlo appunto il senatore PD Stefano Esposito del 69 torinese impiegato. Immediato partono sulla pagina i mi piace e i commenti, non tutti in contrari, anche se in tantissimi lo bacchettano per il tenore della dichiarazione. Allora partiamo, andiamo per gradi. Prego, risponda Luigi. Punto 1, non Punto sono uno. Assolutamente contento che tra i sottosegretari del governo Renzi ci siano delle persone indagate. Sono convinto. Quindi lei è che d'accordo? È un errore e sono d'accordo sul fatto che non andava fatto e che sia un errore. Dopodiché però aggiungo altre cose, quindi io sarei contento che queste persone facessero il passo che ha fatto Gentile, che non è stato espulso, si è poi dopo dimesso comunque su a sponte senza che ci fosse stato nessun diktat preciso da parte di esponenti del governo, ma una pressione di tipo politico. E la seconda cosa però che voglio dire è che non tutti i capi di imputazione hanno la stessa gravità.
è come, cioè, questo quando... potrebbe fare la differenza del cambio di comportamento, dice. Non ho capito, certo, questo potrebbe indurre a dei livelli di opportunità diversi, diciamo così, ma non voglio parlare in politichese, quindi io sono perché comunque quelle persone facciano spontaneamente un passo indietro, lo ritengo un errore di Matteo Renzi. Questo lo dico chiaramente, anche se mi potrebbe costare magari qualche reprimenda da parte dei miei colleghi, però io lo dico e ne sono convinto. Però non voglio tacere il fatto che ci sono capi di imputazione diversi. Certo, anche i colleghi consiglieri regionali, a me questa cosa non tocca, che hanno portato via un centesimo dalle casse della regione illegalmente, ne abbiamo parlato ieri dei nomi, sono colpevoli, no? E, però un conto è aver portato sono via indagati. Un centesimo, sono indagati, perché anche se giustamente si decidesse che c'è una colpa nell'aver portato via quel centesimo, è una colpa comunque che non può, che è una colpa, non può essere considerata uguale rispetto a chi ha portato via 100.000 euro, insomma, per cui sono, beh, le pene perché sono diverse nel nostro ordinamento, appunto, secondo la gravità dei sono reati. Perché la censura sia uguale, però non possiamo dare lo stesso peso a tutte le vicende. Mi faccio sentire anche chiarissimo anche questa è la voce di Carlo Borghetti PD, volevo sentire Buffagni prima della regia e del GR. Allora, col signor Luigi io sottoscrivo tutto quello che ha detto, e quindi questo credo sia uno stimolo per la società per iniziare ad avere un'informazione più chiara, più corretta, perché qui si usano evidentemente due pesi e due misure. Allora fanno i moralisti in certe situazioni, in altre c'è il garantismo. Allora o si fa sempre il garantismo o meno, insomma ci vuole un minimo di linearità. Per quanto riguarda la pena di morte, io avrei una posizione personale, mi sembra che comunque sono fatti gravissimi, e forse se si riuscisse a riformare la giustizia in un modo serio, e non che l'interesse a riformare la giustizia è diminuire il tempo della prescrizione, posticipare il più possibile i processi perché ci sono degli interessi, già questo potrebbe essere un buon inizio per provare a rispondere a quelle cose. Per quanto riguarda invece quello che ha detto il mio collega, i consiglieri, è vero che uno che ha rubato 100.000 euro è più grave di uno che ha rubato un centesimo, però prima che partano gli avvisi di garanzia, la Corte dei Conti ha fatto tutta una serie di procedure che dava l'opportunità di sanare le posizioni fondamentalmente. Certo. Ci sono alcuni consiglieri che hanno ridato indietro quei soldi per evitare, essendo consiglieri ancora in carica, di poter dare dei dubbi ai cittadini sulla loro gestione del denaro pubblico. Bene, noi abbiamo invitato anche i consiglieri attualmente in carica a fare lo stesso. C'è un centesimo che balla? Dallo indietro. Prendi 8.000 euro, dai indietro un centesimo. Dimostra, visto che sei al servizio dei cittadini, dimostra la tua buona fede. E invece no, perché il malloppo è il malloppo. Poi si dicono no, è una questione di principio, c'è sempre un motivo. Però, insomma... Sì, questo nulla toglie al fatto che uno è colpevole se è condannato. Tu puoi anche restituire, ma la colpa rimane. Assolutamente. Non procedevano con gli avvisi di garanzia. E viceversa, restituire potrebbe essere una posizione di auto... condanna, quando magari no, invece ma per non questi lo è. Rinviati a giudizio, la restituzione, quello che Buffagni chiamava malloppo, in realtà sono soldi spesi, non sono soldi messi in tasca, comunque non avrebbe impedito il rinvio a giudizio, non è che siccome tu hai portato via illegalmente dei soldi, se li restituisci eviti poi dopo il rinvio a giudizio. Questo tu stai mettendo il carro davanti a voi, perché la Corte dei Conti accetta la buona fede. Devo dare la linea al GR, tra poco ci diverso, torniamo, ci torniamo tra un attimo, la parola subito a Filippo Colombo e tra noi tra poco in diretta di nuovo. Sì, grazie Laura, buonasera. Sono arrivate a una svolta dopo due mesi con un arresto per omicidio volontario. Le indagini sull'omicidio di Alfredo Sandrini, il falegname di 40 anni di Sorico in provincia di Como, ucciso a colpi di arma da fuoco la sera del 3 gennaio scorso mentre in bicicletta percorreva la pista ciclabile tra Domaso e Geralario. Siamo sull'alto lago di Como. Questa mattina i carabinieri hanno arrestato Franco Cerfoglio, 39 anni, pescatore incensurato di Domaso. Il movente del delitto sarebbero poche centinaia di euro. La vittima vantava un credito per la vendita di una non precisata quantità di hashish. L'agguato è avvenuto in un luogo isolato lungo la pista ciclabile. Sandrini è stato colpito alla schiena da tre proiettili calibro 22. Inizierà il 23 giugno il processo contro Green Hill, l'allevamento di beagle per la vivisezione di Montichiari in provincia di Brescia, al centro dell'inchiesta cominciata nel 2012 dopo un esposto per maltrattamenti presentato da Legambiente. La procura di Brescia aveva ordinato il sequestro della struttura e di tutti gli animali presenti. 3.000 i beagle prelevati da Legambiente e dalla Lega Antivivisezione e affidati a famiglie di tutta Italia.
Ancora cronaca, ieri sera un automobilista turco di 37 anni è rimasto ferito in un incidente avvenuto a Milano a causa di due romeni alla guida di una vettura rubata che scappavano dai carabinieri. L'uomo è stato trasportato al San Carlo con una prognosi di 20 giorni per varie fratture. L'inseguimento è iniziato in Viale Espinasse quando i romeni di 29 e 33 anni, entrambi con precedenti, non si sono fermati all'ALT. Erano su un'auto rubata alla quale avevano posto targhe rubate. Nessuno dei due ha riportato ferite. Sequestrati a Milano alla vigilia di Carnevale oltre 200 tra abiti, maschere e trucchi non a norma. L'operazione del nucleo anticontraffazione della polizia locale è avvenuta martedì scorso in un negozio di via Rosmini in zona Paolo Sarpi, la nota Chinatown del capoluogo lombardo. Denunciata la titolare dell'attività, una cinese. Corsi di autodifesa gratuiti per le donne li organizzano Regione Lombardia e la Federazione Italiana FILCA. Sono 8 lezioni da un'ora ciascuna in ogni provincia. Lo scorso anno l'iniziativa raccolse oltre 1200 adesioni. Quest'anno, oltre ai corsi base, sono previsti anche dei corsi avanzati con una cinquantina di istruttori. Laura, a te di nuovo la linea. Grazie, grazie a Filippo Colombo, grazie per questi aggiornamenti. E noi ne abbiamo un altro, abbiamo la voce dell'assessore all'ambiente, energia e sviluppo sostenibile di Regione Lombardia, Claudia Maria Terzi. Buonasera Terzi. Sì, buonasera, buonasera a lei e ai suoi ospiti. Grazie. Ecco, facciamo riferimento a quello che è stato la visita di ieri a Mantova, ma è un po' una scusa, tra virgolette, per parlare di questi stati generali dell'ambiente, per fare una breve fotografia e soprattutto per condividere con i nostri ascoltatori. Sì, ieri era la 7ª tappa, se non ricordo male, perché ormai siamo presi da questo vortice. Quindi di non si contano più, insomma. Esatto, ci credo molto, ho voluto da subito poi il tempo di organizzare, di partire con questo tour presso l'estero, presso altre sedi, come per esempio ieri appunto eravamo al parco del Mincio, e l'idea è quella di far arrivare la Regione Lombardia direttamente sul territorio per parlare con il territorio, per sentire direttamente dal territorio e dalle voci del territorio quelle che sono le esigenze, le criticità, quali sono gli elementi di attenzione che magari a noi sfuggono, che arrivano con un grado di attenzione diversa rispetto a quella che è quella del territorio. Quindi sostanzialmente di parlare veramente in maniera paritetica e paritaria intorno a un tavolo, ci diciamo quali sono, raccogliamo quali sono le segnalazioni, cerchiamo di dare delle prime, ma che non sono esaustive risposte, e ci prendiamo tutte quelle che sono le segnalazioni che provengono dalle associazioni, dagli enti locali, dalle istituzioni, per e poi, le elaboriamo poi. Certo. Ovviamente con il tempo dovuto, perché poi è difficile dare immediatamente la risposta a tutto, però questo è l'obiettivo. Io ringrazio Assessore Terzi, proprio perché da fuori magari sentire semplicemente per i nostri cittadini, stati generali dell'ambiente, non ha una linea definita, invece è chiaro quello che state facendo. Buon lavoro quindi, grazie. Grazie Assessore. Mille, grazie. Buon lavoro. Allora, sulla pena di morte posso tornare? Certo, volevo dire, avevamo lasciato in sospeso. Grazie. Il PD su questa dichiarazione, peraltro uscita su Facebook. Sì, no. Cioè, quindi probabilmente non è la linea del Partito Democratico, quindi si assume una responsabilità personale il senatore che ha espresso questo esposito, che ha espresso questa posizione. C'è anche un dato di fatto, io personalmente sono contro la pena di morte e secondo me non è un argomento di sinistra o di destra, cioè questo non ha colore, non ha, anche se ci sono forze politiche tradizionalmente su certe posizioni. Ma dove c'è la pena di morte? Questo è importante da dire. Vedi negli Stati Uniti, dove da Stato a Stato questa normativa cambia, non è per nulla dimostrato che è efficace ai fini della repressione della criminalità. E questo è un dato ulteriore su cui ragionare. Certo, no? Al di là certo. Del fatto che per me personalmente comunque non si uccide una persona perché ne ha ucciso un'altra. Perché è come perpetrare, diciamo, un crimine contro la vita, e comunque la persona che ha sbagliato deve da una parte pagare, da una parte scontare anche la sua pena. E non è efficace, lo dimostrano anni e anni di ricerche. Io credo che Esposito volesse, purtroppo tanti, io credo che se andiamo in strada e facciamo un box, no, come le chiamano noi tecnicamente, alla gente, a questo, cioè non ne salviamo uno, anche il più pacifista, anche la persona più, perché è l'emozione, pancia, e per fortuna una condanna non senza avvengono senza mano, non le sono. Leggi poi dopo che ci siano tempi lunghi, che delle cose problema. Non vadano bene, certo. Che ancora oggi, prima che non ci siano cose gravi, questo è un altro discorso. Questo è un altro discorso.
Buffagni, andiamo avanti per la nostra strada. Regione Lombardia, torniamo in regione, abbiamo sentito, ci siamo arrivati pian piano anche attraverso questo intervento dell'assessore Terzi. Come state procedendo? Siete soddisfatti? Ieri avevamo fatto una specie di compleanno, diciamo un anno di lavoro qui in studio, no? Per cui come vi sembra? C'era ieri due posizioni molto definite. La Lega diceva stiamo andando alla grandissima, abbiamo fatto un sacco di cose, venivano elencate, mentre il capogruppo del PD Brambilla diceva ma stiamo andando lentissime, un sacco di robe non sono state fatte. Questo è il report di ieri. Allora, per par condicio io voglio sentire anche il Movimento 5 Stelle. Allora, partiamo da un presupposto, visto che è intervenuto l'assessore Terzi. Regione Lombardia sul tema ambiente sta lavorando tanto, anche perché in Commissione Ambiente il Movimento 5 Stelle porta talmente tanto di quel lavoro da fare che è impressionante, perché ne avremmo da sfamare un sacco di persone, banalmente tutti i siti da bonificare sui quali erano state intavolate delle speculazioni col famoso Grossi, non so quanti degli ascoltatori si ricordano, sono ancora lì. E l'angolo, nel senso che io mi ricordo ad esempio l'ex Sisa Sapioltello, è una situazione impressionante, devastante, quindi di lavoro ce n'è davvero tanto, al di là poi del andare sul territorio a raccogliere consensi. Per quanto riguarda il lavoro sono state fatte un sacco di leggi, vero, però c'è un problema: le leggi rimangono inutili se non ci sono poi le delibere attuative. Io parlo ad esempio della legge nostra, noi abbiamo fatto una legge a 5 stelle in Regione Lombardia sui contratti di solidarietà, il 18 dicembre ce l'ho bella stampata in testa perché insomma è stata la prima legge che abbiamo fatto come opposizione, non ci sono ancora le delibere attuative. Abbiamo fatto tutto no, è stata votata all'unanimità perché il 5 Stelle 9 voti non potrà mai far da solo una legge. Quindi no, ma la domanda era se siete condiviso il percorso. Ha condiviso il percorso. Quello che stavo dicendo è dato percorso, un contributo anche integrativo. Però il fatto è che mancano le delibere attuative. Ci hanno assicurato che per settimana prossima ci sono, quindi vuol dire che noi avevamo queste risorse che ai lavoratori e alle aziende possono servire, che sono bloccate. E io parlo di questo tema perché chiaramente lo seguo di più, ma tutte le leggi che abbiamo trovato, banalmente io mi ricordo a luglio non è stata fatta la delibera di una di luglio delle attività produttive, cioè ci rendiamo conto è lungo, e poi questo è un problema. Se posso aggiungere una cosa, in realtà Regione Lombardia sta soffrendo un momento di lentezza e anche di disorientamento. Il cambio della giunta da una parte non ha portato a politiche nuove su una serie di politiche importanti, sulla sanità per esempio, che riguarda, tre quarti del budget di Regione Lombardia. D'altra parte, quindi disorientamento, dall'altra parte continuità rispetto alla giunta Formigoni, quindi non c'è assolutamente un cambio di passo e soprattutto siamo preoccupati perché i cittadini lombardi continuano a soffrire in questa crisi economica e sociale tanto quanto gli altri cittadini, quindi continuare a dire la Lombardia è l'eccellenza, la Lombardia è in testa, stiamo bravi, siamo i primi eccetera, in realtà non significa risolvere i problemi dei lombardi. Potremmo parlare dei ticket, dove è stata fatta una riforma sulla sanità, è veramente un'iperbole, nel senso che una piccola cosa è stata venduta come una riforma, ma abbiamo bisogno di ben altro, no? Ci arriviamo tra un attimo. L'elenco sulla sanità mi faccia sentire, grazie. Quindi d'accordo su questo punto sia Buffagni che Borghetti, sia il Movimento 5 Stelle che PD. Grazie, buonasera. Buonasera a voi, a noi sono gli ospiti. Eccoci qua. Continua il discorso di Borghetti. Sì. Sì, prego, prego. La sento malissimo. Allora, noi la sentiamo. Ha detto che voleva continuare il discorso di Borghetti, ho capito bene? Sì. Proprio per un esempio proprio di oggi, io sono una paziente oncologica, ho fatto la visita di controllo semestrale, devo prenotare gli esami per il semestre prossimo, cioè ad agosto settembre, il primo posto disponibile è novembre. Certo. Dico, allora, magnifica eccellenza sanità lombarda. Bravo. Seconda cosa, sono andata per fare il certificato ISE, esenzione sui farmaci, sì, perché il mio farmaco oncologico lo pago 13 euro la scatola, e per poter avere il certificato ISE bisogna fare una serie di documenti. Allora, io sono sufficientemente in gamma, mi muovo eccetera, ma se gli anziani come fanno? Poi terzo quesito e poi mi passo. Vorrei chiedere al signore del Movimento 5 Stelle, sì, di cui non ricordo il nome. Buffagni Stefano. Buffagni, giusto? Prego, sì, certo. Come mai Grillo ha chiesto ai suoi se incontrare Renzi o no? E poi una volta che l'ha incontrato in streaming ha fatto veramente una cosa buffa, il solito show.
Allora dico, chiaro, se chiaro. Non vuoi incontrare, lei dice se la ultima cosa, prego, prego. Il signore che c'è in studio parlava di Malnocchio eccetera, ma il Malnocchio del blog di Grillo, tu lo becca? Grazie a tutti. Grazie. Allora, grazie dell'intervento. Allora, andiamo per gradi. Partiamo che non avevamo interrotto Borghetti, poi ovviamente diretta la domanda anche Movimento 5 Stelle. Dice grazie. Insomma, se va bene che la base deve essere rispettata quando sono le espulsioni, perché ha votato, come mai l'altra volta allora? Ni? Prego. Sanità, tre quarti del bilancio di Regione Lombardia, i soldi ci sono, in molti casi sono spesi male. Per esempio, liste d'attesa è un problema grave in questa regione, o paghi, vai dal privato, o se vai nel pubblico o nel privato accreditato devi aspettare un sacco di tempo. L'assessore Mantovani ha deciso di mettere dei soldi per accorciare le liste d'attesa e, sorpresa sorpresa, sono finite a strutture private che già sulle liste d'attesa avevano una capacità superiore al pubblico. Cioè, anziché aiutare il pubblico a lavorare di più o tenere i macchinari aperti fino alle 21. Privato che però è convenzionato per il cittadino. E per è una domanda? No, no, il privato convenzionato che comunque ha già avuto da Regione Lombardia in questi anni notevole mano per svolgere i suoi servizi, che è già, come dire, al 100% delle sue capacità, è stato ulteriormente aiutato con delle risorse che dovevano servire a smaltire la lista d'attesa, ma che questo effetto non l'hanno avuto perché dovevano andare a quelle strutture pubbliche che dobbiamo aiutare a fare di più e meglio il proprio lavoro. Ad esempio, gli ospedali devono essere aiutati a tenere aperti gli ambulatori per le visite e gli esami, oltre quelle poche ore al giorno che oggi fanno anche in Regione Lombardia, tenere aperto il sabato. Per fare questo è chiaro che bisogna pagare il personale, bisogna tenere, certo. Bisogna avere il progetto, materiale, certo. Il materiale, per esempio, banalmente, per fare delle radiografie piuttosto che altri tipi di esame per i quali non hanno budget le strutture pubbliche, deve essere pagato dalla regione. Quindi si vede che c'è una linea politica che ancora continua in Regione Lombardia di sostegno sacrosanto anche alla sanità privata, per carità, ma che non aiuta a superare i problemi. Questo è solo un esempio, perché volevamo essere per essere propositivi. Quindi noi diciamo, per esempio, aiutiamo di più il pubblico a fare meglio il suo lavoro. I soldi ci sono, bisogna distribuirli in maniera diversa, perché non vogliamo solo essere critici, ma vogliamo anche essere propositivi. Sui ticket, faccio velocissimo. Sui ticket, noi diciamo ISE. Sotto i 30.000 euro di reddito, ticket gratis, cioè nessun ticket per i cittadini lombardi. Sopra i 30.000 euro di reddito si fa un ticket progressivo secondo il reddito. È una misura di equità e di giustizia. Qui si è solo tolto per i ultra 65 anni tra gli 11.000 e i 18.000 euro di reddito un ticket da 2 o da 3 euro sui farmaci. Sui farmaci, cioè, però non sulle prestazioni. Si è fatta una roba da nulla e Maroni la sta vendendo come la rivoluzione ticket in Lombardia. Insomma, non ci siamo. Allora, poi rispondiamo anche sull'ISE. Prego, Buffagni, questa è la voce di Borghetti, PD. Beh, allora, il tema è ampio. Certo. Sicuramente condivido quanto ha detto il collega. La nostra visione della sanità è una sanità pubblica. Lo abbiamo sempre detto, l'abbiamo anche dimostrato poi nelle votazioni in aula o in commissione, che è una cosa secondo me importante. Certo. Il problema qual è? È che rispetto alla nostra visione si sta andando continuamente sempre nella direzione del sistema privato. Perché comunque evidentemente c'è un ritorno economico in qualche modo, probabilmente gli scandali recenti qualche cosa hanno evidenziato, diciamo, no? Quindi teniamo c'è conto ritorno, che quando c'è paghiamo... economia e purtroppo magari funzionano anche di più, come diceva lui, le altre, certi ospedali non hanno neanche proprio il materiale per certo, poter però fare. Però se il sistema, se la stessa prestazione viene pagata nello stesso modo, dobbiamo chiederci perché nell'ente pubblico non funziona, nell'ente privato l'ente privato fa anche profitto. Quindi evidentemente perché... sono stati utilizzati i margini degli enti pubblici per fare le famose assunzioni, perché poi a ruota ogni volta che c'era l'opportunità di utilizzare a scopi personalistici le strutture sono state utilizzate. ALER credo sia l'esempio più ampio. Per l'ISE c'è una commissione d'inchiesta, mi confermate? Su ALER sì, vediamo se riusciremo a fare qualcosa. Per quanto concerne la signora Grazia che chiedeva di Grillo, ma allora più cose, partiamo dal Malloppo. Grillo non prende un euro pubblico, si è guadagnato i suoi soldi lavorando, poi può piacere o non può piacere, a me piace molto, però è soggettivo. Lui adesso farà dei tour di nuovo per guadagnare, quindi se la signora vuole aiutare Grillo ad avere il Malloppo può andare. No, ma lei se non diceva lo il Malloppo dei parlamentari che versano al 5 Stelle. Ma quei non versano al contrario del PD, il Movimento 5 Stelle versa i soldi allo Stato. Poi come lo gestisce lo Stato possiamo aprire un'altra pagina. Noi non versiamo i soldi ai partiti, anche perché qui potremmo aprire
una breccia, nel senso chi versa il partito e poi si prende anche la detrazione fiscale, ma questo non so se ti tocca, però è una cosa che a me veramente indigna. Per quanto riguarda il discorso di Andrea Renzi, mi sono perso, lo ammetto. Ma ne faremo un'altra volta. Facciamo un'altra puntata. Però, perché poi dico ma che è non nella abbiamo, nuova legge. Però non abbiamo, no, anche quella vecchia. Perché se io oggi. Liberali, perché, certo, perché se io oggi prendo dei soldi esentasse dalla regione, poi verso al partito dei soldi, io con quel versamento posso andare a detrarre delle imposte sulla parte di stipendio che prendo soggetto a tassazione. Quindi un controsenso. Prendo cioè soldi, io prendo 5 esentasse, tassati e 3 per fare un numero diverso, se no non ci capiamo, esentasse, di quei 3 do 1 a Buffagni, che è il mio partito, al PD a Buffagni, a Borghetti, ossia al PD, al partito di E poi me la detrazione la faccio dai 5. Certo, e io posso metterlo per iscritto perché le ho viste le dichiarazioni. Ma se quelli non sono tassati, ecco, quindi questo giusto perché se i cittadini mi ero perso, mettiamo, ma sono stata attenta. Dopo. No, ma esatto, quindi noi le cose le sappiamo. Poi si dicono che siamo scappati di casa, che non sapete cosa parliamo. Vedo perplesso. No, no, per quanto ha fatto riguarda la magia, perché non è esattamente così. Hai fatto il giro delle tre carte. Se vuole ne parliamo, io sono commercialista, non so. Ecco perché è andato spedito, ci avevo messo un po' io, esatto, invece che non sono commercialista. Riguarda Renzi, siamo rovinati io e lei. No, ma nel senso sulle tasse, insomma, qualche cosa ne sappiamo. Certo. Per il discorso invece di Grillo con Renzi, allora è stato chiesto se andare. Era evidente che la posizione comunque era che non avremmo mai dato la fiducia. Perché però è un parlarne. Impegno. Sì, parlarne, però Beppe, se voi andate a rileggere quello che ha detto cose che io metterei la firma per fargliela ripetere. Probabilmente l'ha detto col suo modo, che è un po'. Diciamo troppo sintetico, ma io credo poco istituzionale, perché si aspettavano tutti le persone calme, ma se va Beppe Grillo non può pensare che diventi uno statista di colpo coi modi. Però i contenuti aveva totalmente ragione, io credo, quindi invito chi ha sentito soltanto i due minuti che hanno fatto passare in televisione di andare online, invito anche la signora Grazia a seguirsi tutti quei 9 rivederlo se tutto. Lo veda per intero, certo. E poi faccia le sue valutazioni legittime. Allora io devo andare in pubblicità, però grazie, io mi ero appuntata anche il suo ragionamento sull'esenzione, sull'ISE eccetera. Volevo brevemente dire che sono tanti sul territorio, credo, poi mi correggerete voi, i CAF, i patronati, le situazioni che aiutano e che nei vari territori sono dislocati in maniera, per cui insomma su questo credo sia giusto ci sia comunque dei parametri rigidi su chi deve accedere. Perché la preoccupazione della signora è per chi non aveva gli strumenti, ma diciamo culturali, però devo dire che sul territorio i CAF sono tanti e bisognerebbe semplificare al massimo questa cosa, ma certo. È importante che si paghi in base all'ISE, che non riguarda solo i redditi. Lì è dura, grazie, però credo anche sia anche giusto questo personalmente. Affidiamoci a chi magari proprio sul territorio può aiutarci. Pubblicità per noi, tra poco di nuovo in diretta. Pane al pane. Ed eccoci di nuovo in diretta, buonasera a Sara Valmaggi, PD. Parliamo della commissione costituita oggi, la giunta per la scelta dei direttori generali che non garantisce la trasparenza. Questo è il corpo del comunicato. Noi abbiamo in diretta proprio Valmaggi e volevamo chiederle di capire di più. Buonasera Sara. Buonasera. La delibera di oggi è la conseguenza di una modifica legislativa che è stata approvata, non con il nostro voto favorevole, in Consiglio regionale qualche mese fa. La Giunta regionale sostanzialmente si è limitata ad applicare una norma nazionale, per cui neanche ci ha messo la sua volontà e il suo pensiero. Ha applicato la norma nazionale in maniera molto limitata. Noi avevamo chiesto qualcosa di diverso, cioè una commissione istituita soltanto da componenti esterni all'amministrazione regionale e che avesse un compito di scremare i migliori tra coloro che si presentano per essere direttori di aziende ospedaliere o di ASL, mentre invece la commissione istituita dalla Giunta ha il compito solo di individuare se una persona è idonea e non è idonea. Cioè, noi volevamo. Non c'è graduatoria, dice lei. Non c'è un. Non c'è una graduatoria, esatto. Noi volevamo una commissione in grado di scremare i migliori e di offrire alla Giunta regionale un elenco di nominativi soltanto doppio rispetto a quelli che poi la Giunta dovrà individuare.
Una domanda veloce, chiarissimo questo ragionamento, ci sono ancora delle aperture o finisce qui? E purtroppo la delibera della giunta sì. è appunto conseguenza di una legge, è conseguenza tra l'altro di una legge. Certo. Noi, dato che dovremo ripresentare il nostro progetto di legge sulla riforma complessiva della sanità, riprenderemo la nostra proposta. Certo. E auspichiamo che quella sia l'occasione anche per far cambiare idea alla giunta. Grazie e buon lavoro. Grazie al vicepresidente del Consiglio regionale Sara Valmaggi, PD. Questa era la sua voce. Un ascoltatore in linea, poi possiamo commentare questo, quello che, di cui abbiamo appena parlato anche qui in studio. Buonasera Angelo, benvenuto. Buonasera. Senta, io volevo fare un intervento su un problema diciamo, di rispetto della democrazia e dei diritti civili. Sì. Dunque, io faccio parte di un gruppo che ogni due mesi, primo sabato dei mesi dispari, si trovano davanti a un ospedale a fare un'iniziativa che si chiama 9 ore di preghiere per la vita. Uh-huh. Cioè noi ci mettiamo lì in un angolo, chiaro, autorizzati dalla questura con tutti i permessi. Con delle scadenze di tempo, certo, chiarissimo. Si a pregare, senza dar fastidio a nessuno ovviamente, distribuiamo dei volantini a chi li vuole ricevere. Ora, salvo le prime due volte che l'abbiamo fatta questa iniziativa, che ormai la ripetiamo da un anno e mezzo, tutte le altre volte cosa succede? Arriva un gruppo di femministe, centri sociali, non si capisce bene chi siano, arrivano lì e cercano in tutti i modi di disturbare un eufemismo, di boicottare la nostra manifestazione, di impedirla sostanzialmente, con urla, strilla, provocazioni, bestemmie. C'hanno dei cartelli, perfino uno che si portano sempre dietro, che ha scritto dare fuoco ai CAV con gli obiettori dentro. I CAV sono i centri aiuti alla vita. Certo. I centri aiuto alla vita. Sì. Cioè questi qua vogliono, cioè, ho scritto testuali parole sul cartello, ce ne sono anche le fiamme, che i CAV, i centri aiuto alla vita dovrebbero essere bruciati. Chiaro, con voi dentro. Ecco Angelo, prego. Questo non si è verificato una volta, si verifica sempre, regolarmente, e questa è una vergogna, perché è una vergogna che in un paese come Milano, in uno stato come l'Italia, in uno stato libero e civile, ci siano dei dittatori, certo, che impediscono alla gente di esprimere le proprie idee, ed è una vergogna che nessuno, anche nel Consiglio Comunale, tranne Decorato, mi sembra, ha fatto un'interpellanza, tutti gli altri se ne strafregano, gli va bene così. Angelo, voi chiarissimo, vi sentite soli in questa situazione, voi cambiate, cioè l'appuntamento è quello del sabato di ogni due mesi, ma il luogo, sono ospedali differenti o... Prima eravamo davanti alla Mangiagalli, poi queste hanno fatto tanto casino davanti alla Mangiagalli che alla fine la questura ha deciso che noi non dovevamo più stare davanti alla Mangiagalli. Allora adesso lo facciamo davanti all'ospedale di Niguarda. Ho capito. Però no, a loro non gli va bene, perché loro dichiarano esplicitamente, proprio sui loro siti internet, che noi non abbiamo il diritto di parola, perché loro non ammettono... Sono due posizioni opposte. No, ma a parte le posizioni opposte ci sta benissimo. Cioè, no, il diritto di parola c'è, Angelo, è chiaro che loro fanno ostruzionismo, se noi ampliamo... No, fanno ostruzionismo, è dittatura, è vero e proprio, un regime dittatoriale, cioè loro c'erano la mentalità dittatoriale, totalitaria, per cui chi non la pensa come me non deve neanche avere il diritto di parola. Angelo, le chiedo una cosa, magari è anche indirettamente un consiglio, non lo so, l'avrete guardata questa cosa da mille punti di vista, immagino. Voi avete questa chiamiamola manifestazione, mi passi il termine, questo momento di aggregazione autorizzato dalla questura, giusto? Sì. Giusto. L'altra parte che visualizziamo la manifestazione, l'altra parte della manifestazione è autorizzata dalla questura anche loro, quindi sono due posizioni che dicono due cose diverse? No, ma non è autorizzata la questura, ma non può essere autorizzata. E allora possono manifestazione nello stesso posto, nello stesso momento. Esatto. Quindi noi la facciamo 6 giorni l'anno, loro hanno altri 359 giorni per fare tutto quello che vogliono. No, è chiarissimo, Angelo, la sua rabbia ci è chiara, stiamo capendo, cercando di capire se c'era un cavillo per cui uno chiama e dice loro non sono autorizzati, no. Beh, comunque se
Prego, sta parlando Borghetti, Angelo. Prego. Buonasera, no, intanto volevo dirle che sostengo i CAV, anzi in questi giorni abbiamo fatto anche comunicati rispetto certo, alle dichiarazioni ma dell'assessore prescindere Cantù, da Angelo Paola Bonzi, siamo diritti, stati a sostenere i CAV, non lo volevo dire perché mi spiace sentirlo così sconfortato, gli voglio dire che le ragioni in cui crede le deve continuare a sostenere comunque. Se quelle persone vi impediscono con un atteggiamento comunque violento, sono comunque in difetto, per cui voi avete tutto il diritto, avete il diritto di rivolgervi alla forza pubblica perché il vostro diritto di parola è sacrosanto, loro hanno altrettanto diritto di parola, ma senza che questo impedisca il vostro, tanto più se loro hanno atteggiamenti violenti. E quindi se intanto voi se avete l'autorizzazione siete in una botte di ferro, quindi nessuno e potete anche fare leva sul fatto che eventualmente questi non hanno nessuna autorizzazione a fare una contromanifestazione. Il problema è che vede che la polizia viene, però fanno un cordone che impedisce al massimo il contatto fisico, però di fatto queste fanno tutto quello che vogliono. Vabbè, allora questo secondo me vi dà ancora più rilievo alla vostra azione. Se non fanno violenza e se tutto si riduce, insomma è una brutta parola, ecco, però se tutto... non mollate, alla fine, ci viene da dire, esatto, no? Mi viene a dire non mollate perché alla fine vi stanno facendo pubblicità, mi viene anche da dire questa cosa. Voi andate avanti, non avete bisogno di alzare la voce più di loro per farvi sentire. Più che le autorizzazioni, l'importante è che non sia violenta però la loro manifestazione dal punto di vista fisico, ecco. Se poi sono così diciamo incivili, noi abbiamo comunque dato l'appello, Angelo, e daremo ancora voce, magari se vuole possiamo anche parlare di questo sabato quando avverrà e comunicarlo, però certo purtroppo non credo ci possa essere più di queste risposte che le abbiamo dato. Angelo, ci risentiamo comunque quando vuole la sua voce o quella di altre persone che seguono questo percorso è ben accetta. Grazie. Allora, niente, Bufagni, credo che questo sia un po' ragionamento. E poi, insomma, Angelo, non mollate. Spiace, è imbarazzante, ma perché comunque, però, di contro è vero anche che ci sono sempre, no? Quando si va nelle piazze ci sono diciamo che le sostenere situazioni. Le proprie idee andando contro chi ha idee diverse non è cosa bella, per cui questi che impediscono ad Angelo di fare la sua manifestazione direi che non si comportano come ci si dovrebbe comportare in una maniera civile e democratica. Ne fai un'altra e dici la tua in un altro modo. Esattamente. E non impedisce agli altri perché il diritto di esprimersi deve essere garantito. Siamo abituati in un paese che è libero, se mi permettete, anche a situazioni in cui molto più numerose, in cui nelle piazze c'è questo, laddove come hai detto non c'è violenza, mettiamola che andate avanti e rimane a libertà. Sulle nomine della sanità è rimasto poco, però una battuta a testa, Bufagni. Noi ci eravamo opposti fermamente con le nostre commissarie della sanità su questa nomina, avevamo presentato anche un progetto di legge alternativo bocciato subito, presentati 80 emendamenti sul tema, che sono tanti, 80 proprio... per quello che dice. Soprattutto sul testo di legge, per far capire chi segue, tanta roba, sì, ce l'avete provato. Sono stati bocciati anche perché comunque noi chiedevamo semplicemente che la decisione, la nomina, venisse fatta su delle basi meritocratiche. Invece è parso che questa strategia di fare questa legge un po' così a maglie larghe fosse per tutelare un direttore generale in particolare in provincia di Varese, una provincia molto cara in regione Lombardia al Presidente del Consiglio e al Presidente della Regione, quindi c'era anche questo rischio. E poi comunque non premia il merito, al di là di questo aspetto, al di là diciamo di tutto la meritocrazia era quella noi che, come che possiamo chiedere alle persone di essere responsabili, studiare, fare un percorso in maniera corretta, se poi alla fine vengono scavalcate da chi non sa fare il lavoro e quant'altro, cioè non arrivano neanche a essere, non dimentichiamoci che per fare l'infermiere oggi ti devi laureare, noi invece abbiamo al ministro una persona che volenti o nolenti deve gestirli ed è il liceo classico, non per offesa sulla scuola ma come competenze, ci si fa, competenze, esatto, dice Bufagni. A rapportare in questo modo. Certo, Borghetti, abbiamo sentito Sara, però giustamente... Sì, la politica in Regione Lombardia ha troppo influenzato la sanità. Se ci sono tanti problemi in sanità in Lombardia perché è stata troppo politicizzata in questi anni dalla giunta Formigoni in poi. Quindi noi vogliamo meno politica. Da Formigoni in poi, cioè dal 97, 95, dal 95 a oggi. Purtroppo continua Malvezzo perché tra i primi atti della giunta Maroni c'è stata la
la nomina di alcuni direttori generali delle ASL e delle aziende ospedaliere con lo stesso identico metodo iper-Cencelli, ma non è quello il tema, di Formigoni anche da parte di Maroni. Il tema è che tu non diventi direttore generale perché hai una tessera di partito in tasca, perché hai delle competenze che sono dimostrate. Ecco perché noi proponevamo come PD una commissione tecnica, sapendo che poi le commissioni tecniche hanno comunque delle posizioni che possono essere a volte di un tipo piuttosto che un altro, ma sono comunque commissioni ben più che danno risposte più plausibili che non la pura scelta che fa una giunta che è politica. Quindi dicevamo semplicemente una commissione tecnica vaglia le 800 richieste di direttore generale, cioè, che arrivano ogni la volta. Scrematura di cui se sono 40 i posti che dobbiamo nominare, questa commissione i primi ne sceglie 40, 80. I migliori tra questi. No, ma può anche scegliere 80, però la giunta regionale decide tra 80 quelli che ritiene chiaro, migliori, non nelle segrete stanze, e decide tra 500 e 600. Devo purtroppo chiudere, anche se noi andremo avanti insieme per la nostra seconda ora, e dare la linea alle notizie dall'Italia e dal mondo, e salutare ringraziando Stefano Buffagni, buon lavoro Movimento 5 Stelle. Grazie, buon lavoro. Grazie per questa presenza, anche a Carlo Borghetti PD. Grazie. Buonasera e buon lavoro anche a lei per la nostra regione. Noi, come dicevo, ci fermiamo, le notizie dall'Italia e dal mondo, e poi di nuovo in studio insieme per la seconda ora di Pane al Pane. Pane al Pane, in diretta su Radio Lombardia, torna tra poco.